Allora, siamo al bar incontro e guarda caso dobbiamo incontrare un personaggio che ancora è sotto estasi della vittoria del campionato. Allora, Carmelo De Luca, cioè domenica scorsa alle 18 e 16 minuti arriva il triplice fischio finale. In quel momento che cosa ti è passato per la mente? Buonasera direttore, finalmente abbiamo vinto un campionato, ci provavamo da diversi anni, ci siamo andati vicini con il Savoca nel 2018 perdendo la finale playoff e quest'anno è andata bene con la Robur. Sì, però non mi hai risposto alla domanda. In quel momento cosa ti è passato per la mente? No, in quel momento non pensi più di tanto, pensi solamente che finalmente magari è toccato pure a noi dopo 10 mesi di sacrifici. È un'emozione comunque indescrivibile perché è il succo di tutti i risultati, di tutti i sacrifici che fai durante una stagione. Io ho letto nella tua pagina Facebook che hai detto a dicembre nessuno credeva Si nella. dà uno per morto. Ecco, io non lo posso dire, diciamo, non credevo nella una possibile vittoria. Sì, è vero perché pure alcuni giocatori hanno declinato la nostra offerta di venire a giocare con noi a dicembre, che ci può pure stare perché la nostra classifica a dicembre diceva settimo posto e quindi non era stato un buon inizio per noi. Però noi ci credevamo pure al primo posto, quindi cioè non abbiamo mai mollato l'idea di andare a prendere l'Antillo. E poi pian pianino i risultati sono venuti fuori, imbattuti dal 19 novembre, abbiamo preso sempre fiducia in noi stessi e siamo arrivati a 3 punti dal primo posto, quindi siamo arrivati comunque a giocarci il campionato e poi quello che è successo nei playoff che sappiamo tutti. Tu, se non sbaglio, hai fatto 14 gol, no? 12 in campionato e 2 nei playoff. C'è 12 in campionato e 2 nei playoff. In 2 anni tu sei il miglior goleador della Robur alle 2 anni. È un piccolo record che ti fa onore. Se devo essere sincero, non sono molto contento della stagione che ho fatto, sia per alcuni problemi fisici. Ho avuto un incidente stradale a dicembre, un problema fisico a marzo, ho avuto una lesione muscolare. All'inizio anno non speravo di chiudere il campionato solo con 12 gol, ecco, il minimo era almeno 20. Però magari dà una piccola soddisfazione questo qui, però l'importante è poi che abbiamo raggiunto l'obiettivo che è quello della vittoria finale. Vabbè, tu sei molto modesto, già per un attaccante fare 14 gol nelle tue condizioni è molto importante. Ovviamente tu li avrai lasciati per la prossima stagione. La prossima stagione sarà ancora Robbio delle 2 anni? Sì, penso di sì, mi sono trovato molto bene con i ragazzi, già ci conoscevamo perché alcuni di loro avevano giocato con me nel Savoca 2018-2017, poi al gruppo dirigenziale tutte persone comunque che conosco, una società molto, molto presente, non ci è mancato nulla e quindi al momento ci sono tutti i presupposti per continuare. Affari spenti, quando tutto si è concluso, a mister Rovito che cosa gli hai detto? Ci siamo abbracciati, ci siamo detti finalmente anche noi possiamo provare questa emozione di vincere un campionato, perché comunque io e Nico abbiamo già da tanti anni lottato insieme, sia in campo che comunque siamo amici nella vita, quindi quest'anno è come era un mio compagno di squadra, perché è stato molto bravo nei momenti di difficoltà, che ci sono stati tanti, soprattutto all'inizio stagione, e quando lui ci parlava io nei suoi occhi vedevo il carisma che vedevo da Rovito capitano, ecco. Quindi secondo me la sua storia da giocatore l'ha aiutato nel suo primo anno come allenatore, che secondo me è stato un buon risultato. Tu ormai ci conosci, diciamo, lo spessore tecnico del calcio dell'Arena Ionica. La Robur la prossima stagione ci giocherà in seconda categoria. Secondo te questo gruppo bisogna riconfermarlo in toto con qualche rinforzo? Secondo te in quale reparto?
La nostra vera forza quest'anno è stato il gruppo, perché siamo riusciti a creare un qualcosa di bello. Ragazzi che si trovano bene in campo, ma soprattutto fuori dal campo. Finisce l'allenamento, vai a cena insieme, si passa del tempo insieme, non si trovano da in qualsiasi altra squadra. Quindi siamo stati molto bravi. E per quanto riguarda il prossimo anno, questa squadra sì, giustamente va riconfermata un buon blocco, perché devi partire da una buona base solida, e secondo me in 15-16 ci devono essere. E poi sicuramente si devono andare a prendere quelle 4-5 pedine che mancano per aiutarci in un campione di seconda categoria, che a mio avviso non è tanto forte. Però un pochettino il livello cambia rispetto alla terza, perché comunque vai a giocare in campi un pochettino più difficili, quindi 4-5 persone serviranno. Aggiungo io, soprattutto se si vuole vincere il campionato e puntare alla prima categoria. L'obiettivo sono quelli, anche perché alle 2 anni, fra qualche mese, inizieranno i lavori del comunale. Io ti volevo fare un nome, anzi un soprannome, che ormai il suo nome è Zenga, è stato molto determinante, penso, non solo in campo, ma anche nello spogliatoio, a darvi i consigli giusti. Parlo di Alessandro Ruggero. Ma Alessandro, diciamo che l'età di Alessandro non è vera, ecco, perché 52 anni e non li dimostra completamente, sia per l'approccio che ha con i ragazzi più giovani e con l'approccio che ha con noi fuori dal campo e con l'approccio che ha avuto con chi è arrivato in punta di piedi, come per dire: posso entrare a fare parte del vostro gruppo, quando noi eravamo felicissimi che lui venisse a lottare insieme a noi. Una persona eccezionale. E poi doti che non sono io qui a dire chi è Alessandro Ruggeri, perché lo conoscono tutti. Facciamo un passo indietro, un ricordo del tuo percorso giovanile nello sport insieme, dove tu sei cresciuto, un ricordo in modo particolare. Vabbè, l'esordio in prima squadra, nel campionato di promozione, il mio primo gol in promozione a Fiume Freddo, quello penso che è il ricordo che ho più bello. Poi per un attaccante abbiamo vinto 1-0 e ho fatto gol io, quindi quello è un bel ricordo. E poi pure la finale play-out, quell'anno ci siamo salvati nella finale play-out, alla fine quello è stato dei bei momenti, quelli sono bei momenti che ho vissuto con lo sport insieme, che mi ha formato non solo come giocatore, ma penso pure come uomo, perché ho trovato delle persone, delle belle persone, delle brave persone. La tua tappa della carriera ti porta anche a Sant'Alessio? Sì, ho trascorso un anno in prima categoria a Sant'Alessio, dove abbiamo fatto discretamente bene, pure lì ci siamo salvati, mi sembra, all'ultima giornata, il campionato di prima, se non sbaglio. E poi ci sono i 6 anni nell'Agron Sauga, in cui nell'ultima stagione sei diventato anche il capitano. Savoca è casa, la squadra del paese, siamo ritornati tutti insieme quell'anno, insieme al mister Rovito e con tutti i ragazzi, e abbiamo trascorso dei bei anni insieme. Abbiamo fatto pure una finale playoff persa purtroppo in casa contro i nostri amici dell'Antillo. 6 anni a Savoca sono come 15 anni di calcio, perché comunque tu difendi i colori del tuo paese. Dopo 6 anni hai cambiato aria, ti sei trasferito a Casalvecchio, dove sei rimasto una stagione. Casalvecchio, bello perché i ragazzi, i Warriors, danno un'atmosfera che come se tu giocassi in una categoria superiore, un 12° uomo in più, per non parlare del DS Tamà. Lì ho trovato il mister Moschella, Alessandro, che è secondo me uno dei migliori tecnici che ha la nostra Riviera Ionica, pure lì mi sono trovato benissimo. Ovviamente non ti faccio la roba di Redoiano, perché già abbiamo parlato, e la prossima stagione hai confermato di vuoi vestire un'altra volta la maglia del presidente Lo Monaco. Hai un rammarico della tua carriera calcistica? Ormai sono oltre 15 anni che gioca a pallone.
forse quella finale playoff persa in casa col Savoca non l'ho mai digerita, perché comunque vincere con il tuo paese, anche se comunque noi siamo delle persone che dove andiamo andiamo ci andiamo a cucire la maglia addosso. Noi quest'anno ci siamo stretti nei momenti di difficoltà e ci sentivamo dei veri letoriannesi. Stessa cosa abbiamo fatto a casa al vecchio, stessa cosa ho fatto a Sant'Alessio quando ero più piccolo. Però vincere magari un campionato con il Savoca era bello. Quella finale persa poi 4-1 l'abbiamo digerita piano piano. Non so se ti devo fare questa domanda. Tu ormai quanti anni hai? 32? 28, quindi ancora c'è l'età. Il tuo sogno nel cassetto quale sarà ancora da calciatore? Come, scusa? Il tuo sogno nel cassetto. Ah, ormai vincere qualche altro campionato. sì, ormai giocare con gli amici in queste categorie, peccato che domenica questa finale è stata a porte chiuse. Però già nella finale playoff del girone ad Antillo c'erano 200-300 persone. Sogno, ormai si gioca per passione, quindi magari puoi puntare solo a migliorare e magari vincere qualche altro campionato. In carriera quanti gol hai fatto fino alla Super Giù? L'altra volta parlavamo con il mio amico Claudio Alito, che lui a lui piace tenere queste statistiche, sì. E se non sono a 100, ma quasi, ci manca, sì, con i grandi, con la prima squadra, sì. L'obiettivo è? 100, superare 100. Va bene. Allora io ti lascio perché adesso hai un altro appuntamento particolare, ma prima di lasciarti, che cosa vuoi dire ai tifosi delle due anni? Di stare tranquilli, di rilassarsi e il prossimo anno ancora più forti? Intanto speriamo che ci diano il prima possibile il campo delle due anni, così magari iniziamo a giocare lì in casa, perché sarebbe una bella cosa. E poi sì, intanto di godersi questo momento, come ce lo stiamo godendo ancora noi. E poi magari il prossimo anno di stare ancora più uniti e provare a fare pure un bel campionato di seconda categoria, perché non sarà facile, quindi in primis pensiamo a salvarci e poi quello che viene ci prendiamo. Fuori delle quinte ogni tanto si fanno delle scommesse, quindi diciamo che anche voi avete fatto delle scommesse, sai, se tu torni nelle casegne, se vinciamo, avete fatto qualche scommessa in modo particolare, cioè fra di voi, non so, col mister, con qualche dirigente? Per esempio nel Casalvecchio c'era il dirigente Peppe Di Natale, che a Lorenzo D'Amico, se faceva 25 gol, c'era una cena a base di pesce. Lì con la Rob Aletoiani c'è stata qualche scommessa in modo particolare? In particolare non tanto, però diciamo che il mister poi in finale playoff ha detto: se vinciamo ad Antillo vi offro 8 bottiglie di prosecco. Un altro dirigente ha detto: io ne metto altri 5, quindi abbiamo un pochino esagerato. Quando poi abbiamo vinto ad Antillo e siamo andati nella finale, nella finalissima, il mister ha alzato la quantità delle bottiglie e un po' tutti ci siamo divertiti quella sera alle 2 anni a festeggiare tutti insieme. Ok, Carmelo, quindi a nessuno chi va portato da mangiare ovviamente. Ok Carmelo, grazie e in bocca al lupo, dai. Grazie.